Roth Milan 2022, che è un momento importante in cui appunto si incontrano le imprese che sono quotate in questo segmento di borsa italiana, che poi è l'Exaim, e con gli investitori. Quindi è un momento significativo per strategie, per presentare risultati, per fare il punto sull'andamento dei mercati, del mercato in generale e dei mercati specifici in particolare. In questo contesto sono molto contento di avere con noi il dottor Simone Ranucci Brandimarte, che è presidente e CEO di Digitouch, un gruppo molto molto interessante. Intanto io dico due parole per individuare il campo di attività, poi sarà il dottor Brandimarte che approfondirà un po', ci darà le coordinate per mettere in evidenza i punti di forza di Digitouch. Digitouch è una cloud marketing company che è quotata appunto sul mercato di Euronext Growth Milan, e grazie a un portafoglio integrato di servizi di marketing tecnologici e di e-commerce, guida e accompagna le aziende e pubbliche amministrazioni nel cogliere le numerose opportunità offerte dalla digital transformation. Ecco, allora, dottor Brandimarte, al di là di questa brevissima presentazione, quali sono i punti di forza di Digitouch, che viene anche da ottime crescite e con prospettive di ulteriore crescita? Grazie mille, buongiorno a tutti e rispondo con grande piacere a questa domanda. Il gruppo Digitouch si contraddistingue per un importante tasso di crescita sia a livello di fatturati che di clienti acquisiti che di portafogli di offerta negli ultimi anni. Noi siamo posizionati nell'offrire e garantire un'offerta integrata fatta di tecnologia, digital marketing e e-commerce alle aziende grandi e medio-grandi, ovvero noi aiutiamo nelle nostre aziende, che sono diciamo primarie aziende italiane e anche la pubblica amministrazione, di velocizzare il loro processo di digital transformation, quindi disegnare la loro offerta online, aiutarli nel misurare i dati che vengono online, aiutarli a creare le interfacce, possono essere interfacce dispositive e transattive. Tramite il marketing poi li aiutiamo a trovare i clienti online, li aiutiamo a vendere sempre meglio i loro prodotti e i loro servizi online, e tramite l'e-commerce strutturiamo strategie di sviluppo che permettano al loro business di crescere sui canali digitali. Quindi siamo presenti sia sulla tecnologia, sia sul marketing che sull'e-commerce. È proprio questa offerta integrata che fa la differenza sul mercato e che rappresenta il vero potenziale del gruppo Digitouch con i suoi clienti ma anche in prospettiva. Noi ci riteniamo una cloud marketing company. Il cloud marketing è la tendenza dei grandi clienti a outsourcare parte del processo. Gli investimenti in tecnologia sono sempre maggiori, ma addirittura maggiori delle stime delle aziende stesse. Perché? Il business è sempre più tecnologico, il cliente è sempre più digitale e il tasso di esigenza di rigenerare gli asset tecnologici aumenta sempre più. Quindi cosa fanno le aziende? Outsourcano parte del loro processo, di tutto tecnologico, di marketing, di e-commerce, a terze parti, in una logica di cloud, ed è lì che entriamo in campo noi. Per concludere, diciamo, storicamente nati nel 2007, quotati nel 2015, siamo cresciuti fortemente con sui financial services, quindi banche e assicurazioni. Oggi abbiamo più di 200 clienti in tutti i settori industriali, in particolare da circa 24 mesi siamo molto attivi, grazie anche agli stimoli del recovery plan che hanno cambiato il mindset e il budget nella pubblica amministrazione. Il nostro obiettivo è continuare a crescere sempre più. E i dati danno proprio, vanno in questa direzione, perché venite da un 2021 molto interessante, il fatturato è cresciuto del 16%, l'EBITDA anche, l'EBIT del 56%, insomma tutti i dati buoni. Quindi presumo, questa è una delle due domande che ti volevo fare ora, le volevo fare ora, i segnali che arrivano dal 2022, ma già stava dicendo che sono segnali ottimi, anche perché c'è anche questa spinta del recovery plan. Però mi ha colpito una cosa che voi avete proprio nel 2022,
2021, avete varato il nuovo modello operativo, quindi annunciato una nuova governance della società. Di che si tratta? Allora, diciamo, noi abbiamo chiuso lo scorso anno con 39 milioni di fatturato. Abbiamo annunciato la guidance di quest'anno, 48-50 milioni. Lo scorso anno 6,5 di EBITDA, quest'anno faremo fra 7,5 e 7,8. Quindi siamo oggetto di una crescita importante, sia da un punto di vista numerico, ma anche da un punto di vista di asset di clienti e evidentemente di persone. È evidente in questo business come l'elemento critico sia l'ottimizzazione dei processi e la gestione del ciclo di vendita e dei processi di delivery. Quello che è molto importante, che gli ascoltatori, diciamo, chi ci sta seguendo capisca, che nel mercato in cui noi operiamo dei servizi digitali non è un problema acquisire nuovi clienti. Cioè, il problema non è la domanda è sempre in aumento, sta aumentando sempre più e con gli stimoli del recovery plan avremo un incremento ancora maggiore nei prossimi 3 anni. Se non è la domanda, allora il problema dov'è? Beh, il problema è garantire la giusta marginalità alle commesse, ai clienti, ai singoli settori che sono indirizzati, garantire i processi produttivi sia di commerciali che di sviluppo efficienti e quindi l'organizzazione è chiave. Quindi struttura organizzativa e competenze delle persone. Sono questi gli elementi chiave che non solo per noi, ma per chiunque operi in questo mercato rappresentano la differenza. Quindi noi lavoriamo tantissimo sulle competenze, quindi processi di formazione, supporto, e poi facciamo 55% in più rispetto al mercato di ore di formazione per i dipendenti, mentre lato efficienza abbiamo varato un nuovo modello organizzativo che è finalizzato a creare 3 suddivisioni, una sulle tecnologie, una sul marketing e l'altra sull'e-commerce, che da una parte interagiscono fortemente avendo a fattor comune tutti gli asset amministrativi, finanziari, marketing, ma si comportano come vere e proprie aziende indipendenti. Noi negli ultimi anni abbiamo finalizzato 8 acquisizioni e quindi, diciamo, avevamo una struttura di legal entity che abbiamo totalmente razionalizzato. Abbiamo inserito in queste 3 strutture, quindi è un'organizzazione non solo di persone ma anche sulle legal entity, anche a livello di governance. Perché tutto questo? 2 motivi. Primo, vogliamo essere più efficienti per riuscire a velocizzare la crescita e a garantire la giusta marginalità. Secondo, ci prepariamo per nuove operazioni. Quindi abbiamo creato una struttura che è scalabile e che sia un'architettura dove poi possiamo andare a incastrare nuove operazioni di M&A che andiamo a chiudere. Ottimo, benissimo, molto chiaro. Volevo capire come immagina tra 3-5 anni, quindi nel medio periodo, il gruppo Digitouch? Sì, allora, come le dicevo, i prossimi 3 anni saranno molto diversi dagli anni passati. Il digitale è sempre cresciuto in Italia. Le aziende grandi e medio grandi italiani mediamente, con tante eccezioni devo dire, hanno un livello di arretratezza rispetto alle medie grandi aziende centroeuropee, ma questo è destinato a scomparire. Il grande focus governativo, gli effort recovery plan, quindi sia in termini di soldi che di percezione, fanno sì che ci sia una chiamata alle armi. E questo è indubbio, sta avvenendo da 24 mesi, lo vediamo tutti i giorni. Anche adesso pensi che con tutte le problematiche legate alla guerra, comunque il conflitto, la caduta dei tassi legati all'inflazione, diciamo, tutte le problematiche di contesto macroeconomico che ben conosciamo non stanno avendo un impatto molto forte, anzi non lo hanno su questo settore. Perché? Perché proprio da questo settore, dalla digital transformation e dalla gestione del cliente digitale, che viene la crescita di maggior parte dei settori industriali. Quindi vediamo anni di crescita importantissima a livello di mercato, superiore alla crescita degli altri anni. E questa è la domanda. A livello invece di struttura dell'offerta, evidentemente ci sarà forte consolidamento. Cioè tendenza dei grandi clienti non di frazionare la fornitura, ma di lavorare con pochi grandi fornitori. Quindi bisogna essere grandi, avere un portfolio di offerta molto ampio e bisogna, cioè, avere una storia e una credibilità che ti permetta di crescere in grandi gruppi. Enel, Eni, le grandi banche, evidentemente, diciamo, per essere rilevanti con questi soggetti di grande standing, di grande competenza anche digitale, bisogna avere una massa critica. Quindi noi vediamo il gruppo Digitouch crescere
almeno come il mercato, in un mercato che crescerà molto velocemente. Diventare sempre più rilevanti come quota di mercato, perché sostanzialmente diciamo siamo il più grande fra i piccoli o il più grande o il più piccolo fra i grandi. Il più piccolo fra i grandi. Esatto. E quindi diciamo come siamo, vogliamo fortemente crescere e abbiamo due obiettivi quantitativi. Il primo è, quando facciamo 50 milioni, arrivare il prima possibile velocemente ai 100 milioni di fatturato, che è un threshold psicologico che sarà un po' il nostro primo elemento. E il secondo sostanzialmente è, diciamo, riuscire a aumentare la market share in due settori molto importanti per noi, che sono il retail e la pubblica amministrazione. Okay? Vogliamo diventare veramente molto forti. Però i 100 milioni di fatturato, ripeto, 39 lo scorso anno, 48-50 quest'anno, sono l'obiettivo che vogliamo raggiungere sicuramente entro il time frame che lei ha indicato. Bene, una presentazione chiarissima, ringrazio davvero tanto. Grazie. Ricordo, abbiamo parlato col dottor Simone Ranucci Brandimarte, che è presidente e CEO del gruppo Digitouch. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.